Allora, benvenuti a questa nuova puntata che in realtà è la prima riguardante il nuovo video di The Crow, Una vita normale. Il primo video che realizziamo insieme a The Crow il corvo. Proprio negli ultimi tempi ho deciso di contattarlo per dirgli di realizzare un video insieme, perché non facciamo qualcosa di figo, di diverso, e finalmente ho trovato qualcuno che potesse darmi anche degli spunti creativi che partivano direttamente da lui. Quindi cosa succede? Lui già aveva tante immagini in testa, mi ha fatto sentire la sua canzone che mi faceva impazzire già dal primo ascolto, e anche a me mi sono venute già subito tante altre immagini, combaciavano anche molto gli immaginari. Lui aveva delle immagini in realtà molto forti, molto decontestualizzate, cosa che a me piace fare molto, e anche a Chiara. Cosa succede? Partendo dalla prima parte del video, quindi prendiamo l'intro. L'intro del video innanzitutto è con suoni ambientali, e noi abbiamo deciso di prepararlo già da prima, quindi non è stata una cosa improvvisata come succede spesso. Quello che vedete all'inizio era già stato pensato, e quando l'abbiamo realizzato abbiamo deciso di dargli questo look un po' tarantino, un po' con la grana, con queste riprese lente, con degli zoom in, zoom out. Secondo me l'intro in generale di un video deve un po' farti capire quello che sta succedendo, quindi non devi spoilerare tutto chiaramente, cioè non è che mi devi fare una scarrellata di quello che è tutto il video e tutte le immagini che appariranno, ma mi devi dare un po' un'idea di quello che sta per succedere, farmi salire un po' di hype. Altro aspetto da analizzare: ho trovato nell'ultimo anno che secondo me è molto bello cercare di riprendere l'artista, chiaramente non vale per tutti i video ma solo per alcuni, da più punti di vista e non per forza soltanto mentre guarda in camera, sempre per riprendermi dal punto di prima. E quindi sulle scene dove lui fa il playback su questo container l'abbiamo voluto anche riprendere, sotto consiglio di Giacomo Gianfelici, che è il direttore della fotografia di questo video, da un punto di vista diverso, quasi come se fosse rubato da un iPhone, da una telecamera un po' più rovinata. Senti il fit dei Coez su sto beat? Oh, sì, Coez. Aha. 2012. Ma se ti muovo tengo in mano. Vai. Poi lo fiorni a una certa. Cosa ci vuoi fare? Esatto, sì. Non avrò mai una. Sì, sì, mi piace, mi piace. Da bene o male alla fine. Andiamo in fretta, saltiamo. Ok. Ok, volentieri. Però guarda pure che bello da qua, zi, quei fiori. Fra, prendi il borsone. Ok, fermo, rimani là, guarda in camera. Te la vuoi accendere un attimo la sigaretta? Una gallina per il collo. Do una gallina, vieni. Vedi che sta facendo. Ma davvero la devo prendere per collo? Guardare solo per parlare. Cosa ci vuoi fare? Non avrò mai. Là, quella è rimasta. È un'oca, non è una. Un'oca, vabbè. Fra, quella se ne la prendi. Si incazza, eh? Se incazza un botto. Fra, lo vedi che fa. Birre. Questa scena mi è stata detto da più persone che è stata una scena molto importante e che ha colpito un sacco di persone. Sono molto contento perché in realtà trovavo anch'io, ancora prima di averla realizzata, che sarebbe stata poi una scena molto forte, perché volevamo spaccare queste due birre, ma poi in realtà quello che è successo è che non si spaccavano queste birre. Non so perché, io ero convinto che prendendo due birre, shakerando le prime e poi sbattendole forte, si sarebbero esplose, invece manco per niente. Poi non è che questo era un mingherlino senza un filo del braccio, quindi la sbattute forte più volte, niente, non si sono aperte. Mi sento, sai, tipo che ti perdi quando sta. Larga le braccia. Così? E alla fine abbiamo detto vabbè, tanto il risultato finale che volevamo ottenere era quello che tutta la schiuma della birra schizzasse fuori e lui in maniera becera si bevesse sta birra come un orco. Quindi abbiamo fatto uno spacco con un coltello sopra le birre, e appena fatto proprio lui ha iniziato a sbatterle fortissimo, e abbiamo girato in 120 fps, che a noi videomaker ci fomenta. Vai, vai, vai. Riscuotile insieme, dagli una botta. Ok, perfetto. Ma vuoi che tipo la scoppio con calcio? Okay. Bravo. Non avrò mai una vita normale. Interagisci con me.
casa ci sei un cane. Questa cosa degli specchi secondo me è una figata, perché lì per lì noi avevamo preparato questi specchi per fare la scena di lui che sta in questo corridoio con tutti questi vetri per terra, usando anche uno specchietto per riflettere lui e fare questo effetto particolare. Dai, sì, vado là. Canta in camera. Balleremo sui resti noi. E vuole, vuole, vuole non pensare se andrà bene o ma. Devi rimanere un po' di più nei punti dove stai, frate. Vieni qua sulla porta. Rimani là, rimani là. Bravo, esatto. Là la porta, là la porta. Vai, vieni di qua. L'egoismo non è amare se stessi. Metti la schiuma che ti faccio qualche ripresa mentre te la metti. Vieni un pochino più di qua, bro. Esatto. Sì, sì, sì. Ma mi metto la schiuma? Sì, poco, grazie. Vabbè, tanto. Arrivando dietro. Sì, dalle retrovie, sì. Vai, frate, io catturo, tu fai. Stai a fare una cosa al centro della mano, frate, ricordi? Bravo, continua. Tu di solito lo fai sempre da solo o tu lo fa qualcuno? No, da solo. Però col telefono, sai, con questo non scegli. Ma poi dopo lo finisco bene. Ancora 85 è poco cinema, Un botto. Qua arriva una delle riprese più struggle di sempre che penso io abbia mai girato. Ste cavolo de formiche, come ci è venuto in mente? È venuto in mente a lui, lo ammetto, non è venuto in mente a me. Gliel'ho appoggiata subito perché ho detto, mazza che figata, facciamola assolutamente. Cioè poi soprattutto se te la senti, fallo. La gente, penso che quando l'abbia vista abbia detto, ma questo sta fuori de capoccia. Ma te pare che si versa tutte quelle formiche sulla mano? Formiche check! Ottimo, riatterra, anzi, ma cioè pensi che sono due colonie diverse? È stata una scena bellissima perché appunto lui il giorno prima era andato a raccogliere al parco queste formiche mettendole con un po' di terra in un barattolo, e poi il giorno dopo quando siamo arrivati sul set in realtà ci siamo resi conto che c'era un formicaio lì, quindi si è messo prima con la mano sopra il formicaio e poi abbiamo versato tutte le formiche sulla mano, quindi c'era un boato di formiche di due fazioni diverse che si erano incontrate e stavano facendo il panico sulla sua mano, si erano tutte appiccicate con queste tinagliette che non si levavano più. E poi sta super main ripresa di lui dentro la vasca con quest'acqua gelata che neanche se voleva infilare. Bravo, sbracati, sbracati, gambe fuori. Quando siamo andati a fare questo sopralluogo c'era sta vasca sporca con il fieno, il fango. Abbiamo fatto, no, dov'è il problema? Riempiamo, mi ci infilo. Poi abbiamo deciso appunto di far sì che lui fosse vestito, perché in realtà quello che volevamo trasmettere era disagio. Cioè se lui lo mettevamo dentro la vasca completamente nudo o comunque in mutande, quello che è, non sarebbe risultato così fastidioso. Invece una persona vestita non per bene, come posso dire, comunque acchittato, con dei vestiti in pelle che si rovinano nell'acqua, abbiamo detto crea un fastidio vero e proprio, perché dice oddio, se sta infilando l'acqua tutto vestito, cioè che cazzo, ti suona strano, cioè lo vedi, dici oddio. Fra, devi farmi una scena molto struggle. Struggle. Qualcosa con l'acqua, sì. Vai. Esatto. Dai pure un cazzotto all'acqua, pure. Vai, falla così, falla così. Così per fare un piccolo riassunto su chi ha lavorato al video, la direzione è stata di Giacomo Gianfelici, che ha curato la fotografia di tutti gli altri video che giriamo da 6 mesi a questa parte. La, diciamo, direzione artistica, perché non è stata fatta da Chiara, ma è stata fatta per la maggior parte da The Crow stesso, e un po' da Chiara, un po' da me. La color correction, color grading, come la vuoi chiamare, e tutta la cura dei colori è stata fatta da Chiara come in tutti gli altri video. C'è stato Alessio Berini che come al solito ha coordinato un po' l'organizzazione del tutto. Cosa ho curato io che mi stavo per dimenticare? Io ho curato, vabbè, chiaramente e non chiaramente perché magari nessuno lo sa, la regia, le riprese e il montaggio. Io penso che spesso il montaggio debba farlo un regista. Si può anche affidarlo ad un'altra persona, ma se lo fa il regista, secondo me, è diverso.
Infatti per la maggior parte dei casi spesso il montaggio viene fatto dallo stesso regista, che se voglio una cosa che è nella mia testa solo io posso realizzarla come voglio. Cosa voglio dirvi? Secondo me con questo percorso che abbiamo intrapreso insieme riusciremo a realizzare delle cose molto interessanti, perché lui ha un immaginario molto figo e insieme siamo riusciti a svilupparlo nel migliore dei modi. Questo è solo l'inizio, quindi è stato un primo approccio e sono sicuro già che da un secondo video usciranno delle cose fantastiche. Diciamo che per adesso è tutto, spero che ci vedremo presto con un prossimo video di The Crow. Io sono Ludovico Canali De Rossi, questa è Edit One Team, alla prossima.